RT Radio, un buongiorno. Abbiamo in studio Pier Giorgio Fabbri del Movimento 5 Stelle. Finalmente qualcuno del Movimento 5 Stelle, ci fa veramente piacere. Poi tra l'altro Pier Giorgio è una persona che non si può dire che non sia dell'entroterra, e quindi noi andiamo a caccia di persone dell'entroterra, e sicuramente oggi con il Movimento 5 Stelle rappresentato in questo giorno da te, e sicuramente avremo dei bei discorsi da fare. Intanto un saluto. Saluto a tutti, saluto a te, ringrazio per questa occasione, perché sai che la stampa con noi non è che ci dà eccessiva visibilità, e quindi questa è un'occasione per parlare in maniera diffusa delle domande che mi farai. Ok, benissimo. Allora mettiamo qui da bravi bambini, ci condividiamo il microfono. Allora Pier Giorgio, innanzitutto una cosa. Ecco, tu hai lavorato davvero tanto per il territorio. E sicuramente tante persone ti hanno visto, ti conoscono, aspetta che mi faccio, ecco qui, ti hanno visto e ti conoscono, per cui sei una persona molto attenta. In maniera particolare so che parlando di discarica ci hai passato un sacco di tempo, ma sei una persona che ha molte competenze anche per quanto riguarda la sanità, dai la guinza e le ferrovie, insomma abbiamo davvero tutto, sull'acqua eccetera. Sei una persona che studia davvero tanto, come è prassi degli attivisti del Movimento 5 Stelle. Ecco, facciamo qualche piccola domanda retorica senza particolari situazioni, una piccola domanda che mi incuriosisce, anzi che vogliamo incuriosire le persone. Dimmi. La campagna elettorale del Movimento 5 Stelle viene fatta in gruppo. Esatto. Ecco, mi dici perché? Beh, noi diciamo partiamo e nasciamo nei nostri meetup, quindi gruppi di cittadini che riescono a organizzarsi e studiare gli argomenti, approfondirli, anche se non hanno esperienza. Piano piano le cose, se le leggi, le discuti, le rileggi, poi le impari, le capisci, e quindi trovi anche le cose che non vanno bene e le cose invece che andrebbero potenziate. E quindi sotto questo aspetto qua noi abbiamo deciso di fare una campagna elettorale insieme. Per cui ci avrai visto e ci avrai in parte anche seguito, noi chiediamo ai vari meetup sul territorio di organizzare l'incontro pubblico e ci presentiamo preferibilmente tutti e sette, perché ognuno ha le sue competenze e ognuno vuole farsi conoscere a tutti i cittadini. Per cui ecco, tu spingi sull'entroterra, noi facciamo un discorso un attimo meno stringente sul territorio, sì. Però come sai bene noi siamo molto radicati sul territorio, per cui non trovi da noi le persone che da un'altra provincia si candidano in altre circoscrizioni, in altri collegi. E anche a livello comunale noi teniamo al fatto che i nostri candidati siano residenti nel comune. Quindi ecco, nasciamo proprio ben radicati sul territorio, e questa qui è una connotazione, penso, che ci distingue anche dagli altri. Ecco, per concludere giusto questo discorso, non è indifferente il fatto che fare una campagna elettorale in 6-7 persone, no? Vuol dire poi probabilmente redistribuire i voti, quindi dal punto di vista personale è sicuramente una mossa negativa, cioè nel senso, no, che una persona magari si può esporre più di un'altra per cercare di prendere qualche voto. Questo è il pieno spirito del Movimento 5 Stelle, quello che non conta la persona ma contano i fatti, conta il lavoro di gruppo, no, e tutto il resto. E quindi un risvolto positivo, non negativo. Positivo, perché, certo. Perché noi, voglio dire, abbiamo... Cioè, dal punto di vista di un politico che vuole fare carriera, ovviamente è negativo questo. Certo. Noi non siamo politici che vogliamo fare carriera, noi ci siamo sempre definiti attivisti all'interno del meetup e poi portavoci dei cittadini, quindi per noi è praticamente indifferente che venga eletto io o viene eletto qualcun altro, e giriamo in gruppo per questo, senza nasconderci, e anzi evidenziando anche le nostre peculiarità, i nostri limiti, perché siamo cittadini e cittadini vogliamo rimanere. Il fatto che abbiamo sottoscritto un impegno, no? Per dire facciamo due mandati e poi torniamo al nostro precedente lavoro, la dice lunga rispetto ad alcune persone che invece di lavoro fanno il politico. Il fatto di dire noi non prendiamo lo stipendio intero, ci teniamo la nostra quota, nella fattispecie la nostra sarà di 2.500 euro, che tra l'altro per il lavoro che faccio fortunatamente già io guadagno 2.500 euro, quindi per me non sarebbe migliorare niente dal punto di vista economico. Ecco, anche questa qui è una scelta forte, no? Sai che sta per partire, speriamo che parta, il microcredito, che è stato formato con 10 milioni di versamenti che i nostri parlamentari hanno fatto tagliandosi lo stipendio, per cui altri 30 milioni ha aggiunto lo Stato.
Questa qui è una testimonianza forte, che non ha eguali ancora negli altri partiti, movimenti, e io penso che sia la chiave vincente. Se riusciamo, ma abbiamo gli strumenti per farlo, a rimanere, diciamo, puri da questo punto di vista, proprio in maniera completamente trasparente verso i cittadini, io penso che faremmo un ottimo risultato. Benissimo. Io direi di entriamo subito direttamente sui ragionamenti. Siamo poi qua. Semmai magari sforiamo un attimino. Abbiamo parlato moltissimo, abbiamo fatto un tour elettorale, no, di candidati dell'entroterra, quindi noi proprio come TV ci facciamo promotori di questa situazione, no? E diciamo ai nostri ascoltatori: votate chi volete, però almeno valutate le persone, e chi abita nell'entroterra voti per l'entroterra. Questo non per fare un dispetto magari anche a un bravo candidato X della costa, però purtroppo questo ragionamento c'è, perché qui siamo dimenticati, cioè queste terre stanno davvero soffrendo, sono posti bellissimi che potrebbero anche dare, no, un forte ricavo economico, cioè, dal turismo. Addirittura c'è chi dice che ci sono zone della costa che si stanno mantenendo con l'entroterra, addirittura paradossalmente, cioè, hai capito? Non so, per esempio nel Riminese partono, no, le persone vanno lì, fanno i 15 giorni, i 20 giorni, e poi da lì vengono organizzati dei pernottamenti che vanno nell'entroterra, magari puntano più su San Marino in questo momento, cioè, hai capito? Più, questo magari succede più in Romagna, perché non farlo anche da questa parte? Detto questo, però, iniziamo con la sanità. Ecco, di sanità ne abbiamo parlato tantissimo. È un punto, ecco, caldo. È un punto molto caldo, molto caldo. E vorrei sapere con te, diciamo, appunto, qual è l'idea del movimento, e ovviamente anche la tua, no, sulle strutture interne. Perché piano piano, se l'ospedale unico sì e no, ecco, ti chiedo poi di rispondere a questa domanda, magari anche in maniera secca. Certo. Lo so, la tua risposta, magari... Ma loro magari non la sanno. Loro magari non la sanno. E soprattutto, ecco, fammi anche un accenno degli ospedali interni, perché è una cosa che ci sta molto a cuore. A te la parola. Tu sai che c'è questa delibera 735 che ha anticipato i contenuti del regolamento tra Stato e Regioni, che ormai è diventato stringente. Questa cosa qua ha decretato praticamente la morte degli ospedali interni. Parlare di ospedale unico, a mio avviso, è fuorviante, perché se parliamo di nuovi muri, quindi di un nuovo complesso, di un nuovo quartiere, fatto fosse 6 ore piuttosto che fatto da qualche altra parte, a mio avviso ha poco senso. Parlare di servizi migliori invece ha molto senso. E ci fermiamo alla costa, però qui parliamo dell'entroterra. Allora, la situazione di Sasso Corvaro, di Pergola, di Urbino, di Cagli, di Fossombrone, è una situazione che denota una crisi, perché gli standard che ci vengono imposti dalla normativa non consentiranno di gestire gli ospedali nell'interno, perché c'è scritto che il bacino di utenza deve essere di almeno 150.000 abitanti, e noi come interno facciamo 150.000 abitanti se unissimo le valli trasversalmente, ma non abbiamo i tempi di percorrenza per avere un unico ospedale dell'interno. Essendo la nostra conformazione a pettine, essendo le valli parallele, noi non possiamo trasferirci da qua a Pergola, no? Per cui sono standard che non sono applicabili. Pensa che su un ospedale base, che potrebbe essere fino adesso quello di Urbino, il pronto soccorso dovrebbe assicurare 20.000 accessi, no? Se andiamo a Pesaro, la forchetta per avere un ospedale serio si alza a 300.000 abitanti, e lì ci sarebbe un pronto soccorso che si chiama DEA di primo livello, che dovrebbe garantire 45.000 accessi all'anno. Quindi sono, e anche le specialità, vuoi chirurgia, vuoi urologia, vuoi oculistica, devono avere mediamente tra gli 80.000 e i 150.000 interventi all'anno. Quindi il discorso diventa veramente pesante per riuscire a tenere con questi standard la sanità efficiente nell'interno. A nostro avviso questa cosa va completamente ripensata. Voglio aggiungere... una parentesi, anche solo il fatto, e qui si parla anche di costa, no? Il famoso 2,6 posti letto, 7, e rispetto al 4,6 di Ancona, anche questo è scandaloso. Cioè, è scandaloso. Allora, la normativa poi, direbbe... Anche se poi c'è l'ospedale regionale, no? Giustamente, come mi fanno notare, però c'è l'università. Però, isoliamo un attimo quell'aspetto lì, i conti non tornano ugualmente. Però, voglio dire, il nostro territorio non può perdere
un abitante, cioè un posto letto per 1000 abitanti, no? 2,7 rispetto a 3,7, per cui è una cosa, a mio avviso, assolutamente da riequilibrare, capito? Ci dovremmo impegnare parecchio, e io penso che le comunità, i cittadini, siano ormai sensibilizzati su questa cosa. Se vedi a Fossombrone, l'abbiamo seguita, se vedi a Fossombrone è nato Articolo 32, che è una onlus di tipo A, che l'articolo 45 della Costituzione prevede come tipologia, e io guardo con molto interesse, perché c'è stata la forza, c'è stata l'organizzazione del cittadino che è riuscito a farsi promotore perché di una realtà. Perché non riusciamo a organizzare anche nelle nostre valli, e parlo del Montefeltro e del Metauro, non riusciamo a creare dei comitati cittadini, cioè, per fare pressione, perché purtroppo bisogna fare pressione, cioè, no? Viviamo in un mondo, purtroppo, che sono due i canali. Uno è quella dell'amicizia, e ti danno qualche, no? Qualche contentino, oppure ti devi incazzare, quindi fare una forte pressione. Cioè, non riusciamo nei nostri territori, e lì non è un problema. È una questione di informazione e di formazione. Bisogna un attimo cambiare la mentalità e riuscire a prendere il coraggio di essere di nuovo protagonisti della propria vita, no? Che sembra una frasetta alla scala. Io voglio punzecchiare però... anche il cittadino. Esatto, perché il cittadino ormai è caduto in depressione, perché questa è la verità. E vedrai l'astensionismo, no? L'astensionismo. Io ero uno di quelli, me ne faccio mia colpa, ho cambiato idea. Perché l'astensione, cioè, uno può dire a me non mi piacciono e chi mi rappresenti, ok? Però l'astensione è la cosa peggiore, perché purtroppo non muovi nulla, non muovi nulla. Quantomeno dai il famoso, brutto dirlo, voto del meno peggio. Cioè, capito quello turandosi il naso, no? Turandosi il naso, eccetera. Quindi torniamo, ecco, agli ospedali, no? Ovviamente il discorso sui tempi di pronto soccorso, magari guardiamo poi al volo un secondo anche i reparti. Però il discorso sui tempi di pronto soccorso non può essere certo legato a queste regole. Cioè, se io ho l'infarto, devo arrivare, no? Devo arrivare a un ospedale c'è questa regoletta della golden hour, no? In cui diciamo che il paziente dovrebbe essere stabilizzato, curato, eccetera, all'interno di questa famosa ora d'oro in cui non la percentuale di cronicizzazione è inferiore. Ecco, allora dimmi con le strade che abbiamo, no? Se riusciamo ad arrivare sulla costa vivi, chissà, è un bel ternallotto. Abbiamo due elicotteri, però gli elicotteri che partono da Ancona di notte non possono volare. Se hanno il cattivo tempo, non possono volare. Sì, quindi, insomma, poi, obiettivamente, no. Io non ho mai visto qui un elicottero. E ci vuole l'eliporto. Uno all'anno può darsi che passi, no? Cioè, però non l'ho mai visto io l'elicottero. Ci vuole ovviamente l'eliporto. Quindi è una sanità da ripensare. Okay. Noi nell'entroterra abbiamo una percentuale di anziani elevata, no? Allora, un modello come hanno sperimentato con successo sia in Toscana che in Umbria, il chronic care model, cioè il paziente che ormai è stato operato al diabete, è anziano, ha i suoi acciacchi che sono quelli, tu lo devi mantenere, deve essere educato e seguito giornalmente in modo che non si riospedalizzi. Statisticamente le riospedalizzazioni per ricadute, per aggravamenti diminuiscono con questo modello qua, e quindi c'è anche un risparmio a livello sanitario. Quindi chiedo scusa, prevenzione ovviamente. Prevenzione, e servizio a domicilio, questo è ottimo. Assolutamente è ottimo. Sì, l'assistenza anche domiciliare deve essere potenziata. Io non lo so se qualcuno ha fatto, no, questi, cioè, i conti, se conviene o meno, ma secondo me no. Se uno comincia a dare dei servizi a domicilio agli anziani, certo, no? Cioè, gli dai anche la possibilità di fare non la radiografia, l'ecografia, cioè quelle piccole cose. E secondo me, cioè, intanto tu dimezzi gli ospedali, la lungodegenza. Perché tanti anziani sono parcheggiati in questi ospedali e dimenticati. Per questi motivi, magari perché devono cambiare una sacca, perché devono fare cose che si potrebbero fare al domicilio con la gioia dell'anziano stesso. Assolutamente, non lo sradichi da casa sua. Ecco, e secondo me tornerebbero anche i conti. Assolutamente sì, perché infatti, a mio avviso hanno dimostrato che questo modello funziona, quindi bisogna tentare di applicarlo, bisogna tentare di beccarlo. E non mi piace il fatto che
si dica o si metta nelle condizioni il pubblico di funzionare poco per poi far entrare il privato. Un privato, un falso privato, Montefeltro Salute, sette persone di CDA con, io avevo i dati dello scorso anno, mi sembra quattro dipendenti, tra i 60 e i 70 allora, mila euro all'anno di costi tempo, nel CDA. Cioè, purtroppo capito? Passa in queste cose qua. E, allora, riusciamo a fare capire in poco tempo cos'è realmente Montefeltro Salute, perché qualcuno ti dice, ma signore mio, funziona. Montefeltro Salute ha fatto una, si è costituita con 50.000 euro, 60% pubblico, 40% privato, servizi medici avanzati, società di San Marino che adesso si è spostata a Roma, ma sulla cui trasparenza adesso non so, mi dovrò informare meglio, diciamo, e ha messo 20.000 euro. Se io non compro la macchina nuova, faccio io Montefeltro Salute. Se poi ha quattro dipendenti, che sono quelli che organizzano gli interventi con a partita IVA dei professionisti, sfruttando l'ospedale, la struttura, la sanificazione, il riscaldamento, gli infermieri pubblici, eccetera, e allora a che giochetto giochiamo, no? Insomma, queste cose vanno un attimo approfondite, e vanno, a mio avviso, anche risolte. Il fatto che dentro ci sia il comune, la comunità montana, l'ASUR stessa, qualcuno dell'ASUR che poi ha detto che non ci voleva essere, non voglio fare nomi, quindi è uscito, no? Non si sa, però intanto ha preso un po' di soldi, eccetera. Ok, facciamo chiarezza. Il Movimento 5 Stelle vuole la trasparenza, vuole la condivisione delle scelte con i cittadini. Poiché a testa la sanità ci costa 1.700 euro minimo, a testa, all'anno, permetti che penso ci siano anche le risorse per fare delle scelte condivise. Certo. Questa è la strada da imboccare. Soprattutto è insopportabile questo. Cioè, una struttura pubblica, no? Che diventa privata, con lo stesso ambiente più o meno di medici, ma potrebbe farlo benissimo, cioè i servizi li puoi dare benissimo con la struttura pubblica, e questa è la cosa che veramente fa incazzare. Quello che io mi domando è come mai il pubblico non è più capace di erogare i servizi che fino a 10 certo. anni fa erogava. Chiediamoci questo, poi perché ci sono anche fare, i premi, poi ci sono anche diciamo, i premi, no? Ecco, diciamolo chiaro. Una cosa buona nel documento, nel regolamento Stato-Regioni, è che gli amministrativi dovrebbero essere il 7% del personale. Allora mi sembra che ci siano 10.000 amministrativi, sì. No? E forse sono un po' sì. più del 7%. Voglio vedere come ci avviciniamo a questo parametro, chissà. Importanti. Non so, approfondiamo bene queste cose. È una moda, ma anche nelle aziende spesso, in quelle ovviamente pubbliche, succede che ci sono... È proprio un difetto all'italiana. Difetto all'italiana. Quello di avere tutti questi amministrativi e poche braccia, no? Cioè, le liste d'attesa, se io facessi lavorare la diagnostica 16 ore al giorno, io alle 7 del mattino vado a fare la radiografia, anche alle 10 di sera, perché non devo prendere il permesso lavorativo, certo, sarei certo, contento certo. E non c'è rischio di impresa, perché qualsiasi imprenditore, se ha un macchinario che costa parecchio, lo fa sfruttare su 2-3 turni addirittura, e allora perché noi no? Diciamolo chiaro, penso che il cittadino allora, abbia capito il cittadino se qualcuno ancora non l'ha capito, allora il sistema politico ha bisogno di creare queste situazioni poi per favorire le lobby privati e aprire le varie cliniche, cioè il discorso è molto semplice, questo l'hai detto tu, lo dico io però ecco lo pongo come interrogativo al cittadino per dire io c'ho un hashtag, no? Accendiamo il cervello. Ecco, accendiamo il cervello e iniziamo a parlare delle cose, approfondiamole, discutiamone, perché sennò noi non saremo portavoce. Ecco, una cosa al volo, perché sennò qui abbiamo già fumato tutto il tempo, tutto solo sul, ci però ci ha preso 4, ma lo vedi che il tempo poi passa anche per chi ci ascolta poi. E, una cosa al volo, qual è la tua idea? Mi piacerebbe vedere una cosa, no? Noi abbiamo tutta una serie di strutture sia sulla costa che nell'entroterra, no? Sempre stando nel pubblico. Perché non, per esempio, la parola riconversione suona male, no? Però creare, cioè, nei nostri ospedali, fare dei centri di eccellenza. Come la vedi tu? Mi spiego meglio. Un centro specializzato per il cuore. Il modello che hanno tentato di fare in Emilia-Romagna, no? Diciamo. Ecco, spogliando, attenzione, allora, eccellenza... spogliando i reparti d'urgenza anche sulla costa. Perché se io mi devo rifare una caviglia, no? Invece di andare a Rimini o andare a Bologna... Io posso farmela benissimo a Sasso Corvaro o in un paesino di questi, quindi vorrebbe dire comunque non chiudere, anzi riattrezzare i pronti soccorso, no? Che viaggiano come discorso a sé, ma i reparti, cioè trasformare i nostri ospedali pubblici nel pubblico,
cioè in centri specializzati. Come lo vedi tu questo? Allora, era il modello che hanno fatto in Emilia Romagna, da quel che so, e effettivamente a mio avviso potrebbe essere replicato. Non si può parlare di eccellenza, perché l'eccellenza deve avere un numero di interventi elevatissimo che un centro interno probabilmente non riesce ad avere, se la gente arriva, voglio dire, da tutta la provincia di Pesaro per farti... Cioè un centro cardiaco, cioè, no? Specializzato, però, per dire, però no? Io dico, delle specialità che riescano a soddisfare l'esigenza media del cittadino, poi per l'eccellenza magari uno va anche al nord Italia o scende giù a Palermo, perché ormai c'è una grande mobilità in questo settore e noi siamo la provincia che paga, non so, 30-40 milioni di mobilità passiva, no? Certo. E il fatto che c'è Montefeltro Salute, perché doveva recuperare parte di questa mobilità, eccetera, eccetera, che poi alla fine sono invece numeri molto più piccoli. Quindi va ripensato. Il discorso sui pronto soccorso è molto delicato, perché è un pronto soccorso che realmente funzioni deve avere dietro una struttura, compresa, voglio dire, la rianimazione, ecco, deve una struttura veramente pesante. Quindi in una struttura piccola un vero pronto soccorso è difficile farlo, però bisogna che ci inventiamo assolutamente un modello, perché non va bene che per avere un ospedale disagiato, come dice il regolamento, uno non lo possa avere se non ha più di 90 minuti di percorrenza. Ecco, questi qui sono standard che, se li applichi in pianura padana, può darsi che reggano. Nelle Marche, valli parallele, non reggono. Quindi assolutamente la sanità va ripensata. Bene, ce l'abbiamo fatta in 20 minuti. Allora, dall'ospedale, dal pronto soccorso, partiamo alle strade. Sì. Ok, abbiamo delle strade che fanno letteralmente schifo, sono impercorribili. Prima erano i rappezzi, ormai siamo alle voragini direttamente, cioè ci stiamo attrezzando per viaggiare con i cingoli. Questa è una cosa che io dico a tutti, e tra un po' anch'io comprerò il carrammato. Detto questo, no, il Movimento 5 Stelle spesso viene accusato, ma non solo il Movimento 5 Stelle, anche chi parla di ambiente, eccetera, no, e mettere le mani sulle strade, alcune opere non si devono fare, c'è il danno ambientale, eccetera. Okay? Quindi quello che io ti chiedo è, sulle strade c'è come manutenzione, no? Assolutamente. Quindi priorità, no? Se non difendiamo quello che abbiamo. Sono state abolite in questa specie di modo le province, non c'hanno i soldi, tutto quel discorso lì, ecco. E poi anche, ovviamente non possiamo parlarne, diciamo, in maniera approfondita, però un'occhiatina anche all'assetto stradale. Tanto per capire, c'è chi parla, ci vorrebbe la pedemontana, e il discorso delle 78 e anche la guinza. So che parlarne in poco, però vedi tu quello che puoi fare, diciamo, nei tempi ristretti. Allora, sembra che vogliano far passare il fatto che o la guinza o la E78. A mio avviso va fatto un piano serio, costi-benefici, per valutare se con la fattibilità approfondita queste opere sono si autoreggono e sono effettivamente utili. E utili a che cosa? Perché? Perché la guinza, a mio avviso, troviamo il modo di aprire la galleria. Esiste, magari la mettiamo a percorrenza limitata, no? Se tu vai in Liguria di piccole gallerie, ce ne sono a decine e decine, lì devi fare 50, devi stare 150 metri lontano dal veicolo che precede, però sono aperte. Allora, a mio avviso, è uno sforzo che bisogna fare, completare e rendere agibile la guinza. La E78, il vecchio tracciato era un discorso, il nuovo tracciato è improponibile, che taglia la valle e per risparmiare sembra che stia adesso andando di moda, almeno nelle chiacchiere, ritorna l'approvazione del vecchio tracciato in ambiente PD, tanto però le grandi opere abbiamo visto in Italia come vengono gestite, no? A parte le emergenze, che è tutto un capitolo a sé in cui si marcia alla grande, però le grandi opere poi sono preda di appalti, no? Infiltrati, in cui si arricchiscono i soliti noti, eccetera. Ritornando alla viabilità, la manutenzione dell'esistente è fondamentale, perché questa qui ci serve tutti i giorni per portare il bambino a scuola e per portare il malato in ospedale, senza che se abbia una frattura si lancini dal male, perché effettivamente ogni buco, un sussulto ti fa morire. Detto questo, ci sono delle priorità di investimento che un ente deve ridare,
devi ridare. Cioè le strade vanno fatte e pure se non ci sono soldi, falle a debito, falle come vuoi, allora, ma falle. Cioè, le strade, vanno... quelle che servono, vanno fatte. Ecco, ma non per farle, ma non per farle. In Urbino hanno fatto quel pezzo di bretella con la galleria, dopo che avevano bloccato il precedente progetto e avevano già impiantato sugli alveo del torrente i piloni perché andavano tutto in viadotto, quindi la gran parte dell'impatto ambientale già l'avevano fatto. Ecco, per guadagnare 30 secondi io faccio quella strada due volte al giorno perché vado giù a lavorare a Fano. E il discorso è che se trovi un camion che fa i 65, io faccio la sprecciatina sulla vecchia strada e alla rotonda delle Conce lo supero. Quindi chiediamoci se le cose servono, dato che costano parecchio. E poi con i cittadini interpelliamoci e vediamo effettivamente se le vogliamo o non le vogliamo. Se il cittadino non decide su queste cose, ci ritroviamo come l'ecomostro di Santa Lucia in Urbino, no? Che è vuoto, 540 posti macchina, che sono praticamente vuoti, e ha indebitato il comune per i prossimi 30 anni. Basta, questo qui è uno scempio economico, è un insulto all'intelligenza, certo, e alla decisione dei cittadini, che non può essere più perpetrato da parte di nessuno. Quindi ritorno ad accendiamo il cervello, ecco, non asteniamoci, andiamo a votare e lo facciamo in maniera, insomma, un po' consapevole. Ok, possiamo parlare, ormai è un discorso che è diventato quasi antico, l'acqua pubblica. C'era una volta la famosa acqua pubblica. C'era una volta il referendum del 2011, esatto, che il PD aveva appoggiato all'ultimo momento, esatto, e che adesso esce fuori una bella... È entrato quasi nel dimenticatoio, ormai non se ne parla più neanche in campagna elettorale, ormai l'acqua pubblica è passata di moda. Io, no? Sono geologo, sono nato come idrogeologo, capirai, il pozzo del Burano l'ha perforato Aquater all'inizio degli anni 90 e io ho contribuito a fare lo studio, ed è quello un pozzo tra i più belli d'Italia, perché dà acqua a 28-30 atmosfere di pressione, quindi sgorga come una sorgente. Io lo so che questi argomenti qua, stoppo subito, ritorno alla politica. Ci vuole l'università, no? Perché già qua inizi, lo so benissimo che sei molto preparato. Mi tocchi sull'esperienza ecco, personale. È sempre difficile rispondere in poco tempo, però una domanda voglio fartela, quella principale. La prima risposta che ti può dare un politico di razza, che l'acqua pubblica non si può riprendere, cioè toglierle, perché se no non si riuscirebbero poi, no, a pagare le tubazioni, praticamente a mantenerla. In sostanza un comune poi non riuscirebbe a mantenersi le spese e quello che c'è dietro l'assistenza, eccetera, che so che è una folata, no? Allora, un discorso è il comune singolo, un discorso un comune, è vale anche lata, per il gruppo lato, del, no, vale ecco, anche per e il quindi gruppo già, già ragioniamo a livello di provincia, però Marche Multiservizi i suoi utili li fa. Esatto. Non gestisce solo l'acqua. Anche un deficiente capisce che, scusami, che questi utili potrebbero invece tornare al territorio. Allora, nel piano degli acquedotti che noi abbiamo emendato già un anno fa, quando volevano portare via 300 litri al secondo dal Burano e adesso sono calati a 100, perché abbiamo detto studi seri non ci sono, quindi quantitativi noti, o fai un monitoraggio quinquennale o non li puoi portare via, non li puoi emungere. Questo piano degli acquedotti in effetti è stato fatto per portar via ai comuni la proprietà di tutti i punti d'acqua, darli a livello provinciale, all'ATA, e da qui passarli a livello ventennale al gestore. Quindi il resto poi sono più o meno chiacchiere. Il cuore del piano è questo qua. Quindi alla faccia della pubblicità, del essere pubblico dell'acqua, andiamo verso una privatizzazione a tutti gli effetti, perché essendo acqua d'utilizzo idropotabile, il comune non potrà toccare una goccia delle sue fontane, perché sarà tutto sotto un'unica concessione. Questo qui è l'articolo 12 delle norme tecniche di attuazione, che noi abbiamo provato di nuovo a riemendare. Vediamo quando lo discuteranno come andrà a finire. Quindi questa qui è una battaglia, e sul giornale avete visto ci sono stati dei distacchi per morosità anche a persone handicappate, disagiate e quant'altro. Negli ultimi 5 anni, mi sembra, col forum dei beni comuni a cui io partecipo, acqua, rifiuti, sanità, Marche Multiservizi, mi sembra che abbia subito un 2000 distacchi, di cui 1000 rientrati,
però c'è una percentuale, non vorrei, adesso vado a memoria e magari poi sì, vabbè, scappa dai, fuori vabbè. La polemica, però una percentuale che mi sembra il 3%, ecco, messa a bilancio proprio per ammortizzare questo rischio di mancati introiti. Ecco, allora per favore su queste cose di nuovo accendiamo il cervello e rendiamoci conto di come vengono gestiti i nostri soldi. Perché se abbiamo 5.000 km di acquedotti da dover manutenere, perché Marche Multiservizi ha questa rete da dover gestire, e nel piano c'è scritto che ci costa manutenerli per i prossimi anni da 8 a 10 milioni all'anno, ecco, questi soldi bisogna trovarli e bisogna metterli in priorità. Prima di tutto recuperiamo il 40% di acqua che perdiamo nei buchi dei tubi e poi andiamo a vedere dal burano quanta acqua realmente riusciamo a portare fuori. E non la portiamo sotto il sedime della ferrovia Urbino-Fano, perché ci facciamo la ciclabile leggera e sotto ci passa il tubo per portare l'acqua del Burano a Fano. Ecco, lì ci deve passare la ferrovia. E c'è, ho postato un video su Facebook, magari lo condividerai se andrai sul mio sito, e ci sono numeri interessanti, per cui la ferrovia effettivamente... Sì, abbiamo fatto anche un servizio dove abbiamo toccato questo argomento. Potrà essere una cosa su cui spingere, che darà, a mio avviso, nuovo impulso all'entroterra. Ecco, pensa una cosa adesso. Si parla moltissimo, nella campagna elettorale degli altri, che sono in arrivo dei bei soldoni, però proprio legato al discorso dell'agroalimentare, no? Turismo agroalimentare eccetera, dalla comunità europea. Se ne parla moltissimo, certo. Moltissimo. Primo, sapremo capaci di prenderli, quindi di creare dei progetti. Secondo, dovremmo. Finirà all'italiana, quindi sti soldi finiranno prevalentemente, no, a enti lobbistici, all'amico dell'amico, nel migliore dei casi. O riusciremo a portarli sul territorio? Cioè, ecco, così vabbè, ti faccio questa domanda, ma in realtà ti dico, dimmi in poche parole, il tempo purtroppo stringe, qualcosa su turismo e natura secondo la vostra visuale. Noi abbiamo qui dei giacimenti, no? Io sono venuto qui a Casatura, non c'ero mai stato, e mi affaccio, vedo le colline, i monti, il Nerone, i campi, i boschi, cioè cose incredibili abbiamo. Questa qui è una cosa che va valorizzata, perché il turismo ormai è cresciuto, non sta solo sotto l'ombrellone, e quindi bisogna che noi lo portiamo dentro, e quando arriva dentro non può fare la toccata e fuga di un giorno, deve essere residenziale. Ma i nord europei già questo qui lo hanno fatto, hanno comprato le loro case, le hanno ristrutturate 20 anni fa, 15 anni fa. È una cosa completamente da rafforzare, perché noi qui turismo sportivo, turismo naturalistico, turismo enogastronomico, turismo equestre, abbiamo di tutto e di più. E i prodotti tipici, qui c'è la banca dei semi rari, no? A San Leo mi sembra, è una cosa che potresti diffondere sul territorio. Ci sono centinaia di varietà di legumi che al supermercato non si trovano più. Bisognerebbe ricominciare ad insistere su questi prodotti. Hai toccato una cosa importantissima. In pochi sanno, no? Se non la classica domanda, no? Perché i pomodori del nonno erano così buoni, no? Cioè, il prosciutto del nonno non era più saporito. Cioè, dice, è cambiato l'inquinamento, quello è un fattore, ma in realtà le multinazionali si sono requisiti i semi. Hanno noi selezionato, non abbiamo, i semi in base alla produzione, in base e non alla alle produzione, caratteristiche. Esatto, quindi anche il contadinello che si fa il suo orto non troverà più in commercio quel tipo di seme. E infatti ci sono, io non la sapevo nemmeno quella che era qui, so che ci sono in Puglia per esempio delle cooperative che hanno conservato il seme, no? E sta per cercare, questa sarebbe una cosa... C'è una rete di persone volenterose che ripianta questi semi autoctoni, ormai rari o semi scomparsi, proprio per tramandarli. E a mio avviso questa qui è una cosa da sponsorizzare, perché noi abbiamo una biodiversità incredibile. E questa cosa qua va valorizzata, bisogna fare rete con gli agriturismo, con i nostri paesini. Siamo la regione dei 100 teatri nei piccoli borghi, quindi cultura. È inutile che Dustin Hoffman mi viene a fare lo spot generale, bisogna insistere sul territorio e fare convenzioni serie con le grandi catene che gestiscono il turismo. Lo sposi anche tu il motto Urbino capofila del Montefeltro?
Io sono d'Urbino, come faccio a non sposarlo? Fatta a non sposarlo. Ma ogni borgo è uno spettacolo. E ci siamo riuniti a Montefelcino con un po' di sindaci, alcuni insomma tempi fa, e anche Montefelcino è uno spettacolo, pur essendo già più verso la costa. Però da lì domini la valle del Metauro, eccetera. E qui, cioè veramente, noi siamo seduti sull'oro, il parco naturale del Catria Nerone, cosa aspettiamo a farlo? Per dire, no? Sasso Simone Simoncello va potenziato, quindi un'attenzione particolare a queste realtà qua, e a mio avviso sono tutti posti di lavoro che tra manutenzione ordinaria, annullamento del rischio idrogeologico e quant'altro consente di creare posti di lavoro autoctoni per i nostri giovani, che l'imprenditoria locale e diventa un volano di ripartenza di queste zone che stanno invecchiando anche dal punto di vista demografico. Domanda secca, da un Urbinate sarà difficile, io la faccio lo stesso, ce ne andiamo in Romagna? Ma no, perché le Marche sono le Marche. Il romagnolo, allora, io l'estate l'ho sempre passata a Cattolica, e quindi anche il mio accento un po' magari richiama la Romagna. E a me la costa, lo sai, la romagnola che mi piace. Se fai un sondaggio, soprattutto chi sta a Pesaro, ma anche in queste valli, magari Urbino già un pochino diverso, però in generale il pesarese, parecchie persone direbbero, magari poi sarebbero delusi pensando, no, che in Romagna è chissà che cosa, poi nella realtà cambia poco niente, per gli entroterra almeno. Però parecchie persone voterebbero sì, eh. Sono d'accordo, beh, tanto un po' di comuni sono passati, voglio dire. Il discorso però è questo. L'Emilia Romagna, a mio avviso, ha una cultura un po' diversa dalla nostra. Un'imprenditoria anche molto più vivace, eccetera. Però le nostre culture contadine, la nostra capacità di far da sé, di curare il particolare, il nostro campanilismo nel bene o nel male, comunque sono valori che, a mio avviso, non vanno sperperati. Per cosa? Per avere una legislazione magari reputata migliore? Dateci il voto, la facciamo qui nelle Marche, l'Emilia Romagna, dal punto di vista dell'efficienza, di una legislazione un po' più, no? Ecco, forte, se vogliamo. Per cui che senso ha cambiare casacca, a mio avviso? Però queste qui sono cose un po' di fantapolitica. Ok, siccome abbiamo già finito il tempo, andiamo flash. Rifiuti, c'è un anno e mezzo. Rifiuti, cioè, intanto porta a porta, okay. E non raccolta di prossimità, tariffa puntuale. Già in 1000 comuni in Italia queste cose si fanno, e si riesce a risparmiare sulla tariffa, e noi siamo tra i più costosi nella nostra provincia, e abbiamo una raccolta differenziata che è ancora scandalosa rispetto al limite del 65%. Oltretutto, e su quello ci paghiamo nulla la penale. Nelle casse dietro. Assolutamente. Cioè, c'è una cosa terribile, io non so se è vero, che è, quello che Marche Multiservizi, cioè quello che viene, le rendite, diciamo, la vendita, i proventi, ecco, della differenziata, non ritornano nei comuni. Qualcuno dice, ma è vero questa cosa? Non lo so, mi informerò. Cioè, qualcuno mi ha detto una roba agghiacciante. Cioè, allora, vedere cosa riesce a vendere Marche Multiservizi al Coreco, al Corepla e quant'altro con la sua qualità di raccolta differenziata, perché probabilmente la nostra raccolta differenziata è di bassa qualità, e in parte magari gli verrà restituita da rimettere in discarica, no? Ecco. No all'ampliamento di Calucio, perché è inutile. Abbiamo 2 milioni di metri cubi disponibili nelle due discariche di Peso Refano, Monte Schiantello e Casprete, che bastano per 20 anni. Ma se noi passassimo al porta a porta e alla tariffazione puntuale, ci bastano per 40 anni. È inutile costruire altre discariche. Quindi un porta a porta ti permette di fare anche una differenziata migliore. Di qualità sicuramente, di qualità migliore. E Marche Multiservizi o il gestore che andrebbe a vendere la sua raccolta differenziata riuscirebbe a venderla a prezzi superiori, perché di migliore qualità, e quindi avrebbe un introito economico sicuramente superiore. Questo qui sui rifiuti, la posizione netta. Non inceneriamo niente, neanche sotto forma di CSS, come il piano regionale dei rifiuti vorrebbe proporre, anzi ha imposto, e noi ci eravamo opposti, ma non ci sono, non siamo riusciti a spuntare su questa battaglia, perché è uno spreco, e ci sono tecnologie che permettono di non farlo, quindi perché farlo?
raccogliamo la materia, quindi carta, plastica, vetro, in funzione della sua tipologia. Facciamo anche il vetro separato per colore, per dire, il PET dall'altro tipo di plastica, e guadagneremo soldi. Con un attimo di formazione e informazione al cittadino avremo subito raccolte superiori all'80%, 85%, questo dicono le statistiche, e un abbassamento dei costi della tariffa. Quindi cosa aspettiamo? Bene, a me mi accusano di essere il demagogo, no? Prima ero nel movimento, quindi ero il demagogo, lo sono ancora oggi. Ora voglio esserlo al contrario, demagogo verso il Movimento 5 Stelle. E ti voglio fare una domanda in conclusione. Allora, tutti accusano questo Movimento 5 Stelle che fanno a sé, sono anche brava gente, eccetera, eccetera, però che non dialogano con gli altri, no? Gli altri intendo con la politica di carriera. Oh. Ora, la domanda che io ti faccio, cioè, si può dialogare con la politica di carriera su argomenti che concreti? Cioè, se c'è una bella idea che arriva da una posizione, no, diciamo così, proprio avversaria, però è intelligente ed è condivisibile, il Movimento 5 Stelle può dialogare con queste persone? Da quello che so io... È la classica accusa che poi fanno tutti, insomma. No. Cioè, allora, l'idea buona, se buona... la gente pensa questo. L'idea buona, se buona, è buona. Ecco, allora, io, tu sai che io sono, cioè, ho un po' la mentalità tecnica. Le cose le voglio studiare, le approfondisco, e quindi se le hai sviscerate e le hai condivise col cittadino, da qualunque parte vengano, perché non appoggiarle? Viceversa, se le nostre idee sono valide e sono, no, ecco, perché non le appoggiate? E ritorniamo al giochino nazionale. Però in regione noi vogliamo entrare nel merito delle cose. Perfetto. Non vogliamo che la normativa venga dettata da forze esterne. E la preparazione di molti candidati e ex amministratori è tale che forse nel merito non sono riusciti ad entrare particolarmente. Bisogna svoltare. Quindi, diciamolo chiaro, qua. Se non, quindi, ci sono giochini, perché se ci sono giochini il Movimento 5 Stelle la cosa deve essere trasparente, buone idee, condivisibile, cioè... e tecnicamente sostenibile e buona, quindi migliorativa. Si discuta nel merito, che problemi ci sono? Noi siamo portavoci dei cittadini. Quindi completa trasparenza, facciamo il referendum e andiamo a sentire cosa vogliono. Approfondiamo i discorsi, perché nessuno è stupido alla fine, no? Certo. Per cui il cittadino sembra, ah no, ma perché non ha competenze? No, tu spiegagliele, faglici ragionare, senti se ha capito, rispiegale e ascolta quello che ti dice, perché magari ne sa una più di te, migliore. E si quadra alla fine la soluzione migliore per quel territorio. È un legame che ormai, quindi, è perso da decenni, quindi, dei gruppi di lavoro tecnici, ma assolutamente, cioè, necessari, possono essere fatti reali, in maniera... reali, però certo reali, non fatte sulle retoriche. Bene, Pier Giorgio, allora ti devo fare la domanda della conclusione: per quale motivo un cittadino ti dovrebbe votare? Il cittadino, se vota me, vota se stesso, perché io sono portavoce del cittadino. Ed è sicuro il cittadino che io quello che scopro in regione glielo riporto, ne parlo con lui e poi lo riporto in regione, perché questo è il Movimento 5 Stelle, è il metodo che ci siamo dati. E il cittadino sa che non sono attaccata alla poltrona, perché il mio lavoro ce l'ho, e che dopo due mandati al massimo, se sarò meritevole, mi verrà richiesto e sarò di nuovo riscelto per il secondo mandato, comunque andremo a casa. E se io sarò in disaccordo con la base... non passerò al gruppo misto, mi dimetto e lascio posto a un'altra persona, perché vuol dire che non riesco più a fare il portavoce. Prendiamo coscienza di questo. Il cittadino deve avere un interlocutore e con lui condividere le scelte. Questo è quello che noi vogliamo fare. Fate un po' voi chi votare. Grazie. Pier Giorgio Fabbri, Movimento 5 Stelle.